Ici le salon des boîtiers. La partie est acharnée. Le score 13-12 en faveur de Pierre. Service à Mac. Tout est encore possible. Très bonne entrée de volée. Retour croisé. Égalisation. Les deux joueurs sont en pleine forme. C'est le délire d'un petit coup. Oui. Riassunto della puntata precedente. Corriva l'anno 2009, era una calda serata di giugno, quando gli Atari si esibivano al Pompei Lab, il centro di aggregazione sociale e culturale di Pompei. E nella stessa calda serata di giugno, ma dell'anno 3015, succedeva qualcosa di strano. Il Pompei Lab non era più un centro di aggregazione sociale e culturale, ma era diventato il laboratorio della terribile Mario Scienziat, noto imbroglione dell'agro, che stava per rifilare un'altra fregatura a un pollo di turno. Si trattava di Fonzo Villona. E proprio mentre gli stava per dare una presunta pistola per il teletrasporto, Mario Scienziat scopre che la pistola non si trovava più al suo posto e che era stata sottratta probabilmente dal figlio del suo assistente, Peppa Chiavaca, come si evince da una telefonata intercorsa tra i due. E allora, senza pensarci, spinto dal grande Mario Scienziat, Peppa Chiavaca si reca alla ricerca del figlio. Fine del primo tempo, inizio del secondo tempo. Ah boh Mario, ma non è che leggi tutte le cose che deve stare scritto a schermo però, eh? Vabbè, però ride pure prima, mica ne sacce, scusa. Benvenuti e bentornati al Pompei Lab, 19 giugno, fa più caldo delle altre serate, ormai lo diciamo ogni sera. Benvenuti agli Atari, Riccardo e Alfredo. Davide, voglio farvi vedere una sorpresa. Che cos'è? È una pistola laser. E non è anche una macchina. L'ho trovata nello studio di papà. Guarda com'è fatta bene. Quanto la scena della micro music ha influenzato, influenza il vostro processo creativo? Quanto? Sì, lo influenza, ovviamente. Infatti non lo influenza affatto. È proprio bella, bello vedere come spara lontano. C'è un'influenza, diciamo, anni 80, di quei suoni che comunque fanno parte dell'aspetto 8-bit. Ma che devo dire, qua succede di tutto. Ma che facciamo? Qua non so che fine fa. Ah, poi insomma andiamo avanti perché sennò non. Allora, beh, la pistola l'ha trovato o no? Ma che da giurici, ma qua pistola, neanche non l'ha già trovato mio figlio. Come non l'hai trovata? Che sta Fonzo di luna da sta capra? Ma era stato? Ma sarà per quattro nei paraggi. Adesso lo trovo, non ti preoccupare. Non ti preoccupare, Obbeghi, non ti preoccupare. Obbeghi. Diciamo, insomma, sulle vostre biografie, si evince che sei di Napoli, però da quello che mi domanda dei figli europei, come mai? In effetti noi cerchiamo di, con quello che facciamo, con quello che suoniamo, di andare un po' al di fuori da quelli che sono i confini campani. Puoi
parete a posto. Che ci fai? Che faccio che sto cercando mio figlio, l'ha visto? No, non l'ha già visto. Sicuro, no. Stavo con una pistola a giocattolo in mano con altri ragazzi. Che non puoi c'è lui, che la rocci vuoi c'è lui. No, che l'altra parte ha già visto io, ha già visto. No, non sei visto. Che la gente allora. Ma sei solo il tocco pegnamo tutti, tutti al latte. Ma sembrava applicata una fa. Va buona, ma è brutta, sora che dice. Ma che ho fatto se ne ho io? Tu qua fa sempre fuori in mai, detti. Tu dici una cosa e mi dica no. Ma che tanto da facenza. Ma che perché mi conti a dire? Ma che stai dicendo? Ma tu pensava dell'altro. Ma non va a pegar tu. Oh, ma che quanto sono importanti i testi oltre alla musica? Ma credo allo stesso modo, forse qualche tempo fa ti avrei risposto che l'apparato musicale fosse venuta ci sta più a cuore. E invece stiamo comunque lavorando in entrambe le direzioni dedicando tutta la stessa attenzione. Cristi, oh, Arissa. Oh, che è successo? Ma io non ne lucavo il bomba, giusto? Io dal 2009 ho fatto il cofra. Nel 2009? Nata a voto nel 2009? È andata a voto nel 2009. Mannaggia. Stasera ho incontrato pure tuo fratello e la moglie. Mi capisci proprio quando parla, Non capisce nemmeno. Sì, sì. Senti la cosa. E adesso vado nel 2009 e vado a prendere per le orecchie tuo figlio, va bene. Va bene. Faccia. Oh, Cristina. Ma stasera che si mangia? Non vedi, sto preparando. Vedo, sempre la stessa cosa. Questa roba mi fa un'acidità di sonno. Ma quei spaghetti agli olio ogni tanto, niente. Yeah, yeah. Ti cambia la vita, ti fa l'elettroshock mitigale. Game Watch e Nintendo Game Watch. Game Watch, Game Watch, Game Watch, Game Watch. Ti rompe la noia, ti dà la spinta al top. Nei Game Watch trovi Snoopy, Mario e il fantastico Donkey Kong. Puoi giocarci in trasparenza in Game Watch Nintendo. La folle folla di follie è un'esclusiva. Giochi preziosi.